Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini, come vice premier, ma soprattutto come ministro delle infrastrutture, ha 1200 cantieri aperti. Per le ferrovie è una rivoluzione, mai fatta prima la manutenzione. Quindi hanno accusato Salvini in questi mesi di non essere capace a fare il ministro, che con lui i treni arrivano in ritardo. Mi ricordo quel comico che va da Floris, no? Luca e Paolo, non mi ricordo se Luca o Paolo, era sul treno, il treno ha avuto un ritardo forte e lui se l'è preso con Salvini. Ecco qui la gestione di Salvini che non è capace, va da casa. In realtà non è che Salvini non sia capace, il problema è che lui dice: mi chiedono le dimissioni un giorno sì e un giorno sì, ma abbiamo 1200 cantieri aperti adesso che non ci sono mai stati, perché probabilmente qualcuno negli anni precedenti non ha fatto la manutenzione che andava fatta. Conto che questi che oggi sono disservizi possano domani diventare un servizio migliore, cantieri che sono la causa quasi quotidiana di criticità per chi si sposta in treno. Non solo la manutenzione, ma anche nuove infrastrutture finanziate in parte con il PNRR. Per quantità e costi delle opere messe a terra, ormai RFI è diventata una delle principali stazioni appaltanti del paese. La società ha pubblicato l'elenco delle opere in corso. Per molte di queste i lavori sono iniziati addirittura da diversi anni, si arriva anche dal 2012 e dovrebbero vedere la fine nel 2025. Ci sono l'alta velocità Terzo Valico, il nodo ferroviario di Genova, l'alta velocità Palermo-Catania-Messina, quella sulla Napoli-Bari, il passante di Firenze, il collegamento Brennero-Verona, la tratta Brescia-Padova, la Roma-Pescara, l'alta velocità Pescara-Bari, Venezia-Trieste. Ma particolarmente a me piace l'alta velocità Palermo-Catania-Messina, perché guardate che sì, non viene coperta tutta la Sicilia, perché Palermo è in alto, Catania è qua, tutta la parte sud della Sicilia non viene interessata, però intanto portare l'alta velocità in Sicilia quando già i treni non ci sono e vengono sostituiti dagli autobus, perché se voi scendete a Fontanarossa a Catania non c'è il treno, c'è l'autobus sostitutivo che vi porta dove dovete andare. Quindi passare dall'autobus all'alta velocità è già un enorme successo, che in Sicilia ci si possa muovere da Palermo a Catania con l'alta velocità è notevole, è assolutamente notevole. Sarebbe bello che l'alta velocità potesse fare tutto il giro della Sicilia, passando anche in mezzo, con una tratta in mezzo. Questo sarebbe formidabile per il turismo. Pensate poter da Palermo andare giù nella zona di Pachino Portopalo, o da Palermo poter andare ad Agrigento con l'alta velocità, cioè con un treno che ti fa i 250 km orari. Per il turismo anche interno della Sicilia sarebbe eccezionale, sarebbe eccezionale. Oggi spostarsi con la macchina in Sicilia è abbastanza lunga, perché tra strade statali, perché in molti punti non c'è l'autostrada, tutta la parte sud della Sicilia ti muovi su strade statali. Quindi un'alta velocità e magari un'autostrada che davvero giri tutto intorno alla Sicilia sarebbe incredibile per il turismo, sarebbe assolutamente incredibile per il turismo. Uno sviluppo enorme per il turismo dell'isola, perché parliamoci chiaro, in Sicilia non è che va forte l'industria pesante, la Sicilia si muove sul turismo. Turismo e commercio, queste sono le nuove frontiere. Lasciamo perdere le fabbriche, le fabbrichette che ci sono e non ci sono, più non ci sono che ci sono in Sicilia. In Sicilia quando viaggi
trovare una fabbrica è come trovare un tartufo. Ecco, quindi è il turismo l'asso nella manica del sud. Pertanto quello che sta facendo oggi Salvini non è nient'altro che aprire cantieri che non sono mai stati aperti. C'è una gara adesso di 1,3 miliardi per la manutenzione sulle ferrovie, un programma di investimenti su tutto il territorio nazionale che rientra nel piano ampio di investimenti delle ferrovie finalizzati a innalzare gli standard di affidabilità della rete. La gara è divisa in 15 lotti e ci sono sostituzioni di massicciate, scambi. La società precisa che l'investimento medio anno sulla manutenzione vale circa 3,5 miliardi di euro, in modo che il treno possa diventare un'effettiva alternativa alla macchina per potersi spostare in Italia. Pertanto, evidentemente, i disagi che ci sono oggi servono per avere un qualcosa di più efficace fra qualche tempo. Quindi smettetela di dire colpa di Salvini. Salvini sta facendo quello che non è mai stato fatto. Non vi piace perché vi sta antipatico? E fatevelo diventare simpatico, perché questa è la realtà. Pertanto il ministro aveva poi dichiarato, vabbè, parla poi anche di altre cose in un'intervista, però quello che vi dicevo sulla rete ferroviaria ve l'ho raccontato anche qualche tempo fa, ma i livorosi di sinistra continuano a raccontare la stessa sciocchezza, che Salvini non è capace a fare il ministro. Invece tutt'altro, probabilmente è il miglior ministro che ha avuto le ferrovie negli ultimi decenni, assolutamente. Cioè il ministro delle ferrovie, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, tra una mezz'ora. Grazie e arrivederci. A presto, ricordatevi anche Tele Italia Seconda Rete e poi su Facebook la pagina che si chiama Luca Vincitore. Arrivederci e grazie.